Fondazione eroga corsi legati appunto alle biotecnologie e al biomedicale e abbiamo sempre avuto sin dall'inizio, nonostante il settore sia un po' collaterale a quello delle tecnologie 4.0, un forte interesse per tutto quello che riguarda proprio le tecnologie 4.0. A un certo punto, quando abbiamo avviato il percorso legato alla Digital MedTech, abbiamo deciso che uno degli aspetti che doveva essere preso in considerazione era proprio quello delle tecnologie relative alla realtà aumentata ed è pertanto insomma da lì è sorta un po' l'idea di applicarlo e di introdurre queste tecnologie all'interno del corso. In particolare il progetto trova il suo spazio all'interno dell'unità formativa realtà aumentata virtuale mista. Effettivamente l'idea era proprio quella di applicare queste tecnologie non tanto per andare a sviluppare dei sistemi di realtà aumentata o virtuale o mista, perché comunque i nostri allievi non hanno come obiettivo questo tipo di competenza, ma di fatto proprio dare un'idea di come queste soluzioni possono essere utilizzate per aiutare anche operatori meno esperti a utilizzare e quindi a simulare l'utilizzo di procedure o di strumenti che appunto si trovano nella situazione reale appunto di funzionamento. Abbiamo visto subito un forte interesse, una forte interazione da parte dei ragazzi. Quindi anche se apparentemente questa unità formativa non doveva occuparsi dello sviluppo proprio degli ambienti virtuali, di fatto però è riuscita comunque nel suo intento a raggiungere questo obiettivo. Quindi l'applicazione di questi strumenti ha consentito effettivamente di padroneggiare un po' quelle che possono essere le potenzialità di questi strumenti applicandoli a un contesto come quello medicale ben specifico. Un feedback molto positivo, infatti abbiamo visto proprio che sono sempre stati molto rapiti da questa attività. Molto spesso l'abbiamo anche proprio utilizzata anche in alcuni contesti diversi per far vedere proprio un'applicazione pratica e quindi devo dire che da parte dei ragazzi è stata sicuramente considerata come molto valida e molto interessante. Uno strumento che si presta sicuramente molto a quello che è la didattica adottata negli ITS, ovvero la didattica esperienziale laboratoriale, perché appunto creando sistemi, diciamo così, appunto di realtà aumentata, si possono poi andare a sviluppare anche tipologie di lezioni che riescono a simulare dal vivo anche situazioni che si troverebbero poi in ambito aziendale reale. Quindi anche laddove si tratta di lavorazioni particolarmente complicate, che sarebbe complicato appunto vedere in classe, in laboratorio, anche per motivi di sicurezza, l'utilizzo di una metodologia, di una strumentazione come questa sicuramente facilita molto di più la didattica e l'apprendimento da parte degli allievi. Sono sicuramente delle tecnologie che si collocano all'interno di tutto l'insieme delle tecnologie 4.0 che oggigiorno sono una delle competenze più importanti che i giovani devono avere per inserirsi con successo nel mondo del lavoro, perché rappresentano uno degli elementi che le aziende di cui hanno maggiormente bisogno e quindi sicuramente la competenza e le conoscenze in questo campo li possono aiutare moltissimo nell'inserimento lavorativo. Abbiamo iniziato a utilizzare i4Task per risolvere semplici rompicapi attraverso alcuni step che abbiamo formulato noi stessi e siamo arrivati ad applicare queste procedure al mondo reale attraverso l'utilizzo di un monitor parametrico. Sicuramente la comodità, perché mi immagino che magari applicato in laboratorio è stato ovviamente tanto formativo quanto basta, però magari in un ambiente lavorativo può sicuramente servire per quanto riguarda la semplicità, l'accessibilità dei dati. È stato molto interessante utilizzare tecnologie che abbiamo visto durante delle fiere a cui abbiamo partecipato e provarle in prima persona è sicuramente interessante per il mondo del futuro.
se trovassi i4Task all'interno del mio ambiente lavorativo sarei contenta, perché comunque riuscirebbe a darmi una mano nella praticità di alcune cose che magari ti trovi il datore di lavoro che ti dice vai tranquilla, tanto è facile, poi magari non sai da dove partire. Uno strumento del genere potrebbe essere molto utile.